Eccoci qua, cari amici, appassionati di vecchi trattori, di vecchie macchine agricole. Sono qua in compagnia di Corrado e Franco. E niente, vieni qua, Franco o Corrado, appunto, dammi così un po' di lustro. Ecco qua, chiaro. I tre moschettieri. Ecco qua, insomma, dammi un po' così di illustrazione di quello che possiamo vedere qua. Abbiamo Superlandini qua. Questa era la macchina, praticamente la più grossa macchina dell'epoca. Dell'epoca, esatto. Dal 34-35, che ha praticamente soppiantato la vecchia agricoltura col cavallo, con l'asino, con le vacche, eccetera. Questo qua era la macchina dei contoterzisti che potevano arare giorno e notte, bastava gasolio, acqua e olio e andavano giorno e notte, insomma, ecco. Quindi questa era la macchina la più grossa. E poi niente, ragazzi, vi faccio vedere così, tanto c'è veramente, c'è un ben di Dio qua, c'è insomma macchinari super datati, ma volevo farvi vedere qua queste macchine che sono veramente particolari, che insomma, ecco qua, che non se le trovano tutti i giorni. Guardate qua, appassionati di vecchie auto, guardate un po' le vecchie auto come sono state trasformate per appunto i lavori di campagna. Ecco qua, abbiamo questo qua era una Fiat 503 e questa era 501. Ecco qua, caro Max, guarda un po' qua cosa ti regaliamo. Sono macchine del 24, 26, 22, 26. E con vieni questa l'altra sopra uno sgranatoio. Questo è uno sgranatoio. Questo esatto. Era uno sgranatoio Mansa, che la fabbrica era a Legnago, come la fabbrica della Trebbia. E anche questo è un altro sgranatoio. Stesso, qua. Un altro modello, ma sempre della Mansa. Eccolo qua. Ogni tanto le usate così, sì, vanno insomma queste? Sì, le usiamo. Così insomma qua, sì, chiaro. Le mostre così, quando esatto, certo, quel senso lì intendevo. Sì, sì, beh, non è che andiamo fuori. Però nel senso comunque vanno, ecco, sì, quel senso no, che vanno. No. E poi adesso vi faccio vedere così una serie, qua abbiamo gli otto. Tutti gli otto che sono là. Che gli otto li facevano nelle zone di Reggio Emilia? No, cosa? No, Spezia. Alla Spezia proprio? Li ha fatti 10 anni, circa 10-11 anni, praticamente fino agli anni 60. Fino agli anni 60. Perché poi si sono riconvertiti ancora a fare i camioni. Eccoci qua, cari amici, guardate un po', vieni qua Corrado, abbiamo qua la classica piccola qua che era. La piccola 18, la prima piccola. La prima piccola 18. Non è più 111, la 18 infatti. Infatti lo conosciamo benzina. Tutti, è un benzina questo? No, questa qua è diesel, diesel? Perché di solito tutti conoscono la 211, forse la più a gasolio, ma è il modello dopo. Beh, modello dopo, sì. Perché la differenza sta, i fanali sono piazzati dietro e questa qua, anziché avere i numeri arabi sulle marce, eccetera, ha i numeri romani. Okay. La differenza, uno che se ne intende lo sa. Eccoci qua, vi faccio vedere così, guardate là, abbiamo un Farman qua, cos'è che è? Sì. Farman semicingolo. McCormick qua, eccolo qua. E poi insomma abbiamo qua, vi facciamo vedere così molto sì, velocemente qua, ringraziamo qua anche Corrado che ci ha dedicato così una mattinata. E poi abbiamo qua questo qua invece. Questo è un altro 8. Questo è un altro 8 40 e quell'altro è il 45. Da dietro c'è il 45. Sì, più o meno. Sì, dell'8 c'è la collezione esatto, completa. Ah, ecco, per cui avevate il pallino dell'8, insomma. Sì, sì, ecco qua. Lance Bulldog. Guardate qua, appassionati qua di vecchi trattori, sono qua in compagnia del Luca qua, contadino di Rovereto, appassionato di trattori. Luca, sarai ben contento adesso che hai visto i trattori, eh? Finalmente. Ecco qua. E così insomma, facciamo vedere così molto velocemente qua, guardate un po' questi. Questo cos'è che è questo? Questo è un Lamborghini Lamborghini. L'R 39, insomma, 40 cavalli. Sono tutti. Questo qua l'ho visto. È l'Eron, esatto. Macchina un po' strana. Sì, era 4 volte. Eron, ecco qui. Questo già. Questo andava su per le zone di montagna, sì, vero? Ecco qua. Sì, quando non c'erano i rollbar, non c'erano gli altri processi. E invece questo qua è un trattore un po' trasformato. La famosa carioca. La carioca, vero? Con pezzi raccattati in giro, motori, eccetera, e si faceva un trattore piuttosto dell'asino, del cavallo, eccetera. È un trattore che non fa male. Dopo guerra erano le famose carioche, si chiamavano pezzi. Sì.
E poi niente, vi faccio vedere qua una serie di cingolati che... Cingolati l'845, che è questo qua. E questo è un carro armato. E te sei sempre qua in officina, eh? No, non sempre, sì. Spesso, dai. Insomma. Sono io, che, anche quello là, anche i cordioni, dai. Ma lui ha da fare anche più. È ovvio, belli anche questi cingolati, eh? Questo qua è un otto che prima. Il cingolato l'avete ancora portato a qualche manifestazione così? È un po' sì. Non è proprio così facile, però funziona, bene. Tutti funzionano tutti. Questo qua è il primo sole, si chiamava 20 cavalli. Questo qua era per andare sotto ai meleti, alle piante basse. Praticamente si doveva tenere le gambe alzate perché non ci sta di vento. Sì. E praticamente passava sotto le piante tipo i meleti che c'erano una volta allevati a vaso, non tanto a spindle, ma ecco, questi due sono 2825. Questo è il trasformabile, perché uno con, che poi c'è anche là l'altro 8 con le ruote, 25, prendevano anche tutto il kit cingolati, cavavano le ruote e mettevano i cingoli, perché così con uno solo facevano, e si chiama C25 trasformabile. Questo invece è l'8C25 cingolato, da seva così insomma. Per cui la serie dei cingolati qua degli 8 li avete? Sì, ci sono tutti questi qua. Ma erano tipicamente usati in queste zone? No, qua no, questi qua vengono tutti da Perugia, sulle colline umbro-marchigiane, eccetera. Per quello là sarà stato 30 anni sotto un noce. Ah, ho capito. Quello là. Il carro armato. Ah, quel carro armato, sì, vi faccio rivedere. Forse più affascinante questo, veramente un carro armato questo. Bei pezzi ragazzi. Faccio vedere qua traccia di piccolo museo qua, bellissimo. Ora qua caro Demis, caro Diego di Ortona, appassionati di trattori qua. E niente, poi vi faccio vedere così traccia appunto di altri trattori, qua un Anomag, poi mi piace perché comunque sono tutti conservati. 35, che macchina tedesca. Macchina tedesca. Come questo, il Kramer. Anche questo, anche Kramer, anche questo. Bella macchina, quella prima. Sì, un altro, quell'altro là, il cingolato. Adesso andiamo a vedere qua. Vediamo qua Luca il contadino qua di Rovereto, appassionato di trattori. Sì. Ti piaceva questo a te? Sì. E questo che marca è questo? Questo qua è un Venieri. Ah, un Venieri? Sì, beh, ma è un cingolato, ma questo qua è degli anni 60. Questo qua è nato tipo gli ultimi D8 che avevano una carrozzeria, ma il motore è sempre quello, avevano un cofano diverso, ma comunque... Comunque sono tutti 8, questi qua fino nel fondo sono tutti 8. Sono tutti 8, ragazzi. Delle decorazioni cromate, sì. Stile macchine americane. Questa è la freddia, fuori abbiamo la presapaglia di sotto la banchessa. Insomma qua se vieni qua dentro l'estate che lì fuori è caldo, qua sta il fresco. No, perché è diventato questo qua, era un capannone dove le donne facevano i pantaloni, le camicie. Ho capito. E quindi era qui inventato. Bello. Dobbiamo riscaldamento. No, certo, però si sta il fresco l'estate, di solito. Beh, non proprio tutto sommato, non c'è. Questo qua sapete che cos'è? No. Guarda qua Luca, la motosega, cioè sì. Qua si prendeva in due e si tagliava. Ma dove? Guarda te. La motosega? Sì. Uso il faccione. Eccoci qua, cari amici, vi facciamo, tanto chiudiamo qua la prima parte e adesso andiamo con la seconda parte. Ringraziamo qua Franco, Corrado e l'altro socio che non mi ricordo, guardate qua, splendido museo. Tanto ciao a tutti, Claudio, come me. Andiamo avanti con la seconda parte, spettacolo!